Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Mi chiamo Luca, ho 22 anni e nella vita faccio il videomaker e fotografo freelance. Sin da piccolo ho sempre amato armarmi di videocamera, quelle vecchie che una volta erano quelle con le mini cassettini, con le mini DV, per fare un esempio. Armarmi di quella videocamera e riprendere tutto quello che mi circondava. Fare, non lo so, feste di compleanno, andare a fare il filmino, il classico filmino delle vacanze. Quindi praticamente già da quando avevo 10-12 anni ero già lì preso, proprio concentrato, on focus sul mondo video. Fino a quando, a febbraio 2021, ho deciso di intraprendere questo percorso in modo serio e professionale. Comunque, uno dei motivi principali per i quali amo fare video è per poter raccontare le storie che mi circondano. A partire dal travel vlog, a partire dal travel video in stile un po' cinematic, come ad esempio i video che sono già presenti sul mio canale, amo fare video per tutte le emozioni che tramite le immagini e i suoni si possono suscitare verso lo spettatore. Comunque sia, volevo parlarvi del perché ho deciso di aprire questo canale e del perché ho deciso di portare i contenuti che successivamente vi spiegherò. L'idea di YouTube nasce per un motivo ben specifico, un po' particolare. Il motivo principale è dovuto al fatto che sono una persona, un carattere che mi ha sempre portato a temere il giudizio degli altri, a temere il fatto di dovermi mettere in gioco o comunque sia di avere un'idea e di condividerla con gli altri, di mostrarla. E questa cosa mi ha sempre praticamente limitato nelle mie scelte, nelle mie azioni, e ho notato che anche nel mondo professionale, nel mondo relazionale con le altre persone, appunto questa mia carenza è stata determinante in modo negativo. Proprio per questo ho deciso di metterci una pietra sopra e di essere qua a parlare davanti alla telecamera, e anche a mio fratello. Dunque sono convinto che mettermi finalmente alla prova e che cimentarmi e insistere, battere la testa nel fare un qualcosa che inizialmente risulta difficile possa essere determinante per una mia crescita personale, per uno sviluppo professionale. Ad esempio, ho notato molto spesso, e non per dilungarmi e non per annoiarvi, ho notato comunque che credo che sia una cosa che anche molti di voi avranno provato o proveranno tuttora, che spesso mi ritrovo in dei momenti della giornata in cui magari ho un'idea X che teoricamente funziona anche, cioè nella mia testa dico sì, è fighissima, spacca. E più ci penso e più trovo delle scuse per non volerla fare. E questa è una cosa veramente limitante e poco stimolante, perché ho notato che a lungo andare questa cosa tendeva a spegnermi e a non far emergere quello che effettivamente ho da dire, quello che effettivamente sono, che penso, a tutto quello che è la mia esperienza, le mie conoscenze e le mie emozioni. Credo che sia la nostra mente a giocare un ruolo fondamentale, perché noi ci creiamo dei limiti che effettivamente nella concretezza possiamo superare, e lo possiamo fare anche molto bene, con grande soddisfazione. Quindi ecco, sono qua appunto per mettermi in gioco e spero che a qualcuno di voi arrivi la stessa carica, lo stesso spunto per dire ferma. Tutti i problemi che mi sto facendo, tutti i limiti che mi sto dando sono semplicemente un'illusione, sono una scusa. Cioè, è la mente che ci gioca questo brutto scherzo. Noi nel concreto siamo più di quello che crediamo di essere. Siamo in grado di fare cose che la nostra mente ci dice che non possiamo fare. Comunque sia, dopo tutto questo pappone incredibile, questa parentesi enorme, e che magari avremo modo di affrontare più avanti in video determinati e specifici, arriviamo un po' alle conclusioni e al sodo di questo video. Il mio obiettivo è condividere con voi me stesso. Condividere i miei pensieri, condividere le mie esperienze, condividere i miei obiettivi, condividere i miei risultati, ma anche i miei fallimenti, perché la vita è questo, la vita è fatta di grandi soddisfazioni, la vita è fatta di grandi delusioni, però l'importante è non smettere mai di raggiungere i propri obiettivi. Non mancheranno comunque anche i video un pochino più tecnici, che riguardano l'attrezzatura, che riguardano le tecniche di ripresa, le tecniche di montaggio, tutto quello che riguarda il mondo video, visto più dal lato tecnico che dal lato mentale e spirituale. Detto questo, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.